Oggi voglio parlarvi di quelle frasettine che vengono utilizzate come grimaldello per sfondare tutte le argomentazioni che una controparte ci muove contro. Ce ne sono diverse di queste frasettine, ma io vorrei soffermarmi su una in particolare. Ve la leggo perché viene utilizzata in un documento che stavo leggendo e che ho scaricato dal web a seguito di un link che ho trovato in un commento. La frasettina è questa. Dunque, dice un po' di cose e poi dice: oggi concorde su quello che sta dicendo la maggior parte della comunità scientifica. Avete mai sentito questa frase? D'accordo, tutta la comunità scientifica. Che vuol dire? Vuol dire che qualcuno ha deciso che questa versione deve passare. Punto. Vera o non vera, deve passare. Anzi, spesse volte quando c'è questa concordanza della maggior parte della comunità scientifica, state tranquilli che là c'è qualcosa che non va. Questo ormai siamo abituati, ci abbiamo fatto il callo, insomma, a queste cose. Un'altra frasettina come questa è: recenti studi scientifici dimostrano, e attraverso queste frasettine fanno passare una serie di sciocchezze, di falsità. Oggi, per esempio, vi faccio un esempio: tutta la comunità scientifica è d'accordo sull'evoluzione. L'evoluzione, che sappiamo, chi ha studiato queste cose, essere una delle più grandi frodi che sia stata mai data in pasto all'umanità. Oltre a quella del denaro, ovviamente, ma quella dell'evoluzione è ancora più grande per le implicazioni che poi comporta. Quindi, quando all'interno di un documento che intende dimostrare qualcosa, la prima riga, c'è premessa, titolo del paragrafo, e poi il carteggio tra e oggi concorda la maggior parte della comunità scientifica. Basta, basta. Già questo serve a rizzare tutte le antennette che avete in testa. Non solo quelle che avete in testa, ma anche quelle che non avete. Cioè, è un invito a pigliarne ancora di più, a raccogliere antennette, a piazzarvele sulla testa e a leggere accuratamente ogni passaggio. E a chiedersi poi: ma questa versione dei fatti a chi serve? A chi procura vantaggi? A chi procura benefici? Perché si porta avanti questa teoria, questi studi? Per quale ragione? Ma queste domande purtroppo non le si fanno. Siamo pieni di libri di questo tipo. E c'è chi predilige proprio libri di questo tipo, in cui c'è la maggior parte della comunità scientifica che è concorde nel non è ora di smetterla, o non è ora di aprire gli occhi quando si accede a determinate fonti. Bisogna andarci piano con queste cose, bisogna andarci piano. Tra l'altro, questo che sto leggendo è un documento della Bibliothèque Nationale de France, Biblioteca Nazionale di Francia. Questo già non vi lascia pensare, a me sì, e anche tanto. Alla prossima.